Identità, cultura e condivisione sono gli elementi necessari su cui bisogna puntare non soltanto per promuovere le produzioni vitivinicole del Gargano, ma anche per favorire il flusso dei turisti alla ricerca del mare, dei piccoli borghi e di uno stile di vita di qualità e dall'alto valore sociale. Nasce così l'idea di lanciare in Puglia, San Giovanni Rotondo, una strada interregionale del vino rosato che insieme a prodotti e peculiarità di altre regioni come la Basilicata, Molise e Campania rende uniche le regioni del sud. Parleremo delle prospettive di sviluppo di questo segmento della nostra economia e di ciò che si deve fare per poter valorizzare ancora di più tutto ciò che in qualche modo ci caratterizza e che dà alla Puglia questo valore aggiunto. Il vino è certamente tra questi elementi, il rosato poi da brio, da eleganza, da tonicità. Per San Giovanni Rotondo l'evento di stasera significa segnare una tappa di un percorso di valorizzazione non soltanto della nostra terra in generale, ma anche della nostra cultura, che è fatta di saper promuovere e produrre prodotti che in qualche modo identificano il nostro territorio. E nell'ottica di promozione dell'intero territorio di San Giovanni, ma io dico anche dell'intero Gargano, questa sera abbiamo stabilito una tappa importante. Alla prima edizione di Strade di Vino Rosato, lungo Corso Umberto I e Piazza Don Bosco, presenti 14 cantine, due stand di olio e degustazioni di prodotti locali per rendere l'esperienza unica e completa. Un progetto ideato da Pietro Placentino e Giuseppe Sollazzo dell'associazione Amici di Banco. Abbiamo avuto un ottimo risultato, siamo davvero felici e grazie a tutti coloro che ci permettono di creare questa bella serata.